esperienza di vita, conoscendo la sovranità di Dio, si apprezza davvero la vita e il suo valore. Con profonda conoscenza dello scopo della vita e della sovranità del Creatore, si obbedisce alla sua autorità, si sa il senso dell'essere creati, si sa adorare il Creatore, ciò che l'uomo ha viene da Dio e presto tornerà a Lui. Se si vede la vita come un'opportunità di sperimentare la sovranità del Creatore e la sua autorità, occasione per fare il proprio dovere, per compiere la propria missione in qualità di essere creato, allora si vivrà giustamente da Lui guidati e benedetti, si camminerà nella luce e si saprà accettare il suo dominio, testimonia le azioni sue e la sua potente autorità. Chi fa questo capirà che per la sovranità del Creatore la vita e la morte sono già predestinate dalla sua autorità. E quando si capisce questo, si resta calmi di fronte alla morte, si lasciano andare le cose terrene e lo si fa in serenità. Anzi che resistere alla morte e temerla si obbedisce, l'ultima svolta della vita decisa dal Creatore, la si accoglie di buon grado come tutto ciò che seguirà. Se si vede la vita come un per fare il proprio dovere, per compiere la propria missione in qualità di essere creato, allora si vivrà giustamente da Lui guidati e benedetti, si camminerà nella luce e si saprà accettare il suo dominio, le azioni sue e la sua potente autorità.